ha fatto un successo fortissimo su Facebook. Io, anche se non ci conoscevamo, che facciamo finta, ti ho visto e sei molto cliccato. Lui è molto bravo a fare i stornelli, però l'unica cosa, non fate le riprese, sennò dopo ho spogliarello, chiama cosa in galera. Masera non c'è storia. Ci fai 3-4 strofe di quelle che sai fare tu, che è una polca e una tarantella. Quella che fai sempre, le strofe. È una tarantella, ma tu lo dici. Vai. Allora, è direttamente dal Cocorico. È un po' troppo veloce. Va bene così. Oh signorina bella, mai che mai combinato? Sulle pare, sulle pare! Lo slip dentro il culo, ma te ne sei infilato. È molto fine. Se voglio far piacere, solo per fare una rima, te lo chiappo con i denti e te lo metto come prima. Sulle pare! Un po' più piace, c'è quello meno. Stanno i bambini, piano piano. Ok. C'è chi c'ha le emorroidi, c'è chi c'ha la gastrite. Appunto. So due malattie su cui c'è se morite. Ma questo per signore c'è quella dell'agnello, una malattia rara, tutta trippa e niente uccello. Ma se adesso va a galera. Sulle mani. La vedi sta ragazza, la guardi quanto è bella. Sulle palle! La porta da criniera, mi pare una cavalla. Giorgio! Lo va dicendo Giro, che ce l'ha sempre bomba. Lo dice per trovare sto somaro che la bomba. Sulle palle! Ma se re che mi sa che... Castrogno ci aspetta. Su. Sei andata al sexy shop per comprarti un coso VIP. C'era una vasta scelta, ma nessuno l'ha convinto. L'ha visto uno rosso, l'ha detto al venditore, però non gliel'ha dato perché era l'estintore. La vedi la ragazza con me c'ha lo bello petto. Se te la fai girare c'ha pure un bel muletto. Ma questa signorina non è per niente tonda, lo dice allo ragazzo che su questa ci si volta. Aspetta, bravo, lo sto. Posso chiedere un piacere? Io ho una figlia che mi aspetta la casa. Non volessi in galera. Non te la prende che l'accenda, a Peter che questo è qua, Peter. Che ha. Ah, oggi purtroppo andare in galera non ci vuole niente. Se tu... Vabbè, io mi ci vuole dire, almeno siamo insieme. No, che tengo paura, ci sta una bambina che mi aspetta 3 mesi. Te. Vai, maestro, vai. Apita la coscienza. Sulle mani per Cioppi. Su. Va bene pure, a bravo. Sarà diverso, di questo so sicuro. Tu spostavi le mutande se volevi vedere il culo. Ma adesso per insomma ne contagiate tante. Devi spostare il culo per vedere le mutande. Vabbè, ultima. La vedi la ragazza con me tutta sorridente, e lei non lo direbbe, ma da qualcosa dipende. Ma ha detto un dottore che la sua giusta cura è di stringere i denti e farsi fare una puntura. Ok, sulle mani. Ma serve sa che zarva. Falla una su di me, dai. Oh caro amico mio, io non ne posso più. E sto stornello va a quello con la camicia blu. Ti dico
applauso tutti forte a Vittorio. Questa è la foto di Canerre. Questa è la foto. E mo ne canto una, te lo dico tanto saga, per fatelo arrizzare, ne ce serve lo viaga. Lumine come ride, te lo dico pure quiste, per fatelo arrizzare, e ce serve lucia lisse. Scusa, ce l'hai una su Cinzia? Una su Cinzia, guarda, guarda qua. E non ne faccio una, un po' maleducata. Piano piano, ci stai bambini, piano piano. E va questa ragazza che ne è tanto sviluppata. Io c'ho una medicina tutta a base di banana, per fa venire tuzzine come quelle della mungata. So, bravo! Fai bravissimo! Apra, ti posso dire una cosa? Ho fatto fare successo a Stellina, questo ci chiama a cavolo vitti che questo noi, oh! Ma gli facciamo un applauso forte! Grazie, grazie! Questo è giusto, giusto per andare in carcere, questo la fanno. Ci vuoi in galera questo? Vai, andiamo avanti, bravo, bravo! Ma com'è il tuo nome? Gioppi, no? A te sti cattivi, aspetta, che fai? Guardi, 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 guarda a te. Vai con Cioppetto qua, vai. Sulle mani, sulle mani. C'è chi c'ha le morroidi, c'è chi c'ha la gastrite. Guarda a te che sta. Aspetta che sta, aspetta, aspetta. Ecco, armettici la cinetta, saluto. Anche tu, Toro, ascendente porco, eh? Lo vedo, lo vedo. Vai, bo, vai, vai, bo. Sulle mani per il Cioppetto, su, su. E questa io la dico a te che c'ho di fronte, ma tu non c'hai una panza, hai fatto quasi un recipiente. Non porca, mi sembra quella volta che c'ho sotto alla cantina, lì contiene tre quintali, ma la cannella è piccolina. Io mi astengo. T'ho vista quest'estate che andavi in bicicletta. Ma se ci sei in bicicletta? Era tutta felice con una bella vestaglietta. Ma quando tu sei scesa da sta bicicletta bella, ho visto da lontano che mancava proprio la sella. Una, ma proprio maleducata, no. Mi deve dai miei che mi scappa una pesciata. Ultimo, ultimo concerto Vittorio il fenomeno, il prossimo a Castrogno ci vediamo. Chi porta l'arancia? Ma ce l'hai una mo... no, no, allora fanno un accelerato, vai. Già è difficile a capirlo, no? Aspetta, dimmi. Che devi prendere? Un'altra ragazza. Abbiamo... un'altra ragazza maggiorenne però. Acchiappa la signora, si può acchiappare. Con chi sei venuta, signor? Il marito? Quello là. E lascia aperta che te la faccia brutta. Oh, tu con chi hai venuto qua? Casti chiappa allora. Ha fatto un marito, ci sta. Chiappa casti, ci sta il mio marito. Sono stato un bello mio, ancora non l'ho detta. E sto stornello va a lei con la frangetta. Bravo. E questa te la canto dalla sera alla mattina, è meglio da vestita, è bella pura pecorina. Fermati, apra. A chi ha pagato che sta solo? La regoletta a me. Che a pirci 7-8 schiaffi non ci vuole niente, chi è pure? Chi è? Ah, quello è marito. Scusa signor, ma tu con chi ci sei venuto? Quello è lo marito e qui è il conto terzo, che è questo? Eh? E ricchi, questo è moglie. È moglie. Tu chi sei? Non ci sta il marito. Chi è questo? Ma guarda che orecchini che porta sta signora.
Se vedi da lontano, se leggi pure l'ora. Oh cara bella mia, tu fammetelo dire, so belli gli orecchini, ma pure il tambanino. Gli facciamo un applauso al Ciobetto, è unico quello. Questo vuoi e me lo porti con me, ci facciano altre tre case che quella. Ci facciano altre tre case che quella. Vai. Acchiappo sempre questa, acchiappo questa. Queste sono venute da sole, queste. Cinzia, vieni qua, Cinzia, vieni qua. Oh caro bello mio, vieni qua e poi ti siedi. Io sto a parlare con te, ma con le gambe giù i piedi. E io non voglio fare, te lo dico quello rozzo, ma ha detto sto signore che ce l'hai lo culo rotto. È una forza questa. Comunque acchiappo sempre questo, scusa. Da quando c'è la patente sei un pericolo costante. Lo sappiamo, tu porti la tua vettura con la gonna senza i guardarne. Poi passa con il rosso, l'ha detto pure ieri. Per non via la multa la fa vedere i carabinieri. La vedi quella ride, te dico tanto uguale. Per non via la multa lei la dà la foresta. Siano finanziere. Ci facciamo l'ultimo se non è che... Ti dico vale l'offe, ti dico vale pere. Ma lui dalla faccia pare quasi un ingegnere. Guarda tu che barba che porta sto signore, se vede nella vita è stato un leccatore. Ma questa ve la dico, oh cari lì miei belli, un leccatore sì, sempre solo dei uccelli. A perdere le case che hai fatto una vita non ci va niente, guarda. Con una serata perdi 3-4 case, cucini la botta sola. Io scherzo. Vabbè. Ma fammi capire, di dove sei, Ciobetto? Cioppi, di dove sei? A te, si può te fare. La pozza, dove sta pozza? Ci va a mandare. Ah, qua sa. Gli facciamo un applauso forte forte che. Sì, è un po' accelerato, però diciamo. Abbiamo visto in TV qualcosa di molto più tipo il grande fratello, quindi poca che battuta. Facciamogli un applauso forte forte, che è bravissimo. Un applauso a Mirko pure. Ma c'è qualche altra canzone, così può. Ah, devi andare al bagno, devi andare. Ah, ok. Ha detto che deve andare al bagno. Non ha detto proprio il cucino, però. Però sei fortissimo, guarda, sei bravo, bravo. E torna perché ci ha fatto piacere. Facciamo un applauso a Cioppi. Come? Ah, che la gira Padova, ok. A Cioppi e Mirko. A pensare che, e pensava che eri il più scemo, invece ci sta la gente scema. Allora, facciamo una cosa, vieni qua prima che vai a fare. Allora. Di solito si va al bagno, si va a fare pipì, ma tu dici piscià. Vogliamo fare un pezzo insieme? Facciamo un pezzo, Che si fa? Io niente, tu? Gli schifo. Vai, questa qua facciamo, vai. Facciamo.